Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio delle Team Reversed. Nello scorso episodio, che avete accolto molto bene dato che era un graditissimo ritorno, abbiamo fatto delle team molto particolari e attenzione attenzione, mi sono dimenticato il famoso sondaggio a destra, quindi ve lo rimetto in questo episodio. Vorreste vedere degli episodi con un tema specifico dal quale prendere le nostre teams oppure qualcosa di più casuale? Decidete voi. Detto ciò, non mi perdo in ulteriori convenevoli. Ovviamente la serie la conoscete già, nel caso non la conosceste, brevemente siamo noi che ascoltiamo canzoni Pokémon al contrario e direi di iniziare subito con la prima canzone. Però prima dovete assolutamente lasciare un like, perché ho scoperto che se li chiedo inizio video li lasciate di più. Penso che sia un po' psicologica sta cosa, però... Allora signori, grazie a un commento intelligentissimo che c'è stato nello scorso episodio, mi avete consigliato di far sentire prima della team al contrario quella originale. E siccome volevo trovare una soluzione di compromesso senza che venisse alterata la fluidità del video, ve la sto mettendo di sottofondo a partire da adesso. Sono lieto signori e signori di presentarvi la team che oggi andremo a riprodurre al contrario, una delle team del mondo Pokémon che penso sia in grado di dare più energia in un momento della trama veramente particolare. Sto parlando, come sentite, direte in sottofondo a questo giro, della team della Vetta Lancia, o in inglese Spear Pillar. I nomi inglesi sono sempre migliori, quindi vi dirò quelli sostanzialmente. Quindi siccome non vedo l'ora di sentire come suona al contrario, non perdiamoci in ulteriori indugi e andiamo ad ascoltarla. Va bene, allora un minuto, sì, ci è bastato un minuto. C'è bastato un minuto, va bene, ok. Allora, che dire, cosa ne penso? Non mi dice sostanzialmente niente, è abbastanza triste. Parte male, continua a me. Diciamo che sicuramente non la valorizza purtroppo, come invece è accaduto nello scorso episodio con alcune delle team portate, semmai la rende un po' nulla. Più che altro senza senso, mi verrebbe da dire. Senza senso, come è giusto che sia una canzone in reverse, però in questo caso non abbiamo l'eccezione. RIP Spear Pillar, che sinceramente mi ha abbastanza deluso, speravo in qualcosa di meglio. Sono però convinto che la seconda team non ci deluderà, perché è una team davvero bella, secondo me stra sottovalutata, che è quella del Bosco di Evopoli, che in inglese sappiate che è un nome bellissimo perché si chiama Eterna Forest. Ora in realtà questa me l'avete consigliata voi consigliandomi quella della Torre Memoria di Sinnoh, che però è la stessa e su internet la trovi con Eterna Forest Team, quindi la chiamiamo così per convenevole. Detto ciò, non ci perdiamo in ulteriori indugi. Io sto facendo delle intro alle canzoni troppo lente, spero di arrivare a 10 minuti. Comunque direi di andare ad ascoltare la nostra seconda team. Thank you.
va bene. Allora, d'accordo, allora, 1:50 di ascolto. È curiosa, è molto 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 particolare. Cioè non mi sento di dire che sia bella, perché in realtà ha delle sonorità molto difficili, molto complesse secondo me. Però aveva, non lo so, aveva un qualcosa che mi ha stupito perlomeno. Non è sicuramente ai livelli della team normale, perché comunque la team del Bosco di Evopoli secondo me è davvero bellissima. Però aveva, non lo so, un qualcosa di particolare. Soprattutto all'inizio mi ha stupito davvero tanto, penso si sia anche visto. Tanta roba secondo me, ragazzi, tanta roba. Non so, sono un attimo confuso, perché non riesco bene a capire che cosa mi abbia colpito. Forse il sottofondo della musica, perché in realtà tutto sommato non era bella in sé, nel senso che non me l'ascolterei mai in cuffia, però mi ha sorpreso positivamente. Non lo so, sono un po' ambiguo su questa. Ho delle sensazioni un po' strane. Ovviamente ragazzi, voi fatemi sapere la vostra opinione sia nei commenti che nel sondaggio, sperando di ricordarmi di metterlo, perché io qui sono abbastanza combattuto con me stesso e non riesco bene a capire, quindi mi servirete voi. Ma io so che voi avete aperto il video per un'altra team, che è la terza, che è l'ultima e che è una delle team più famose del mondo Pokémon, una delle più iconiche, una di quelle con più remix, una di quelle che ti gasa bestia quando la incontri sul tuo cammino. Sto parlando, come da titolo, della team di Lance di Pokémon Earth Gold e Soul Silver. In realtà non sono molto fiducioso su questa, però era quella che faceva un pochino più scalpore, e quindi la mettiamo nel titolo, come gli youtuber che si rispettino. Non ci perdiamo inutili ore indugi, forza, facciamo partire questa team, perché comunque sono curioso. Dai, forza, mi sto perdendo troppo oggi, ok? Ok, volevo ascoltare il finale barra inizio in realtà, perché è quello più iconico probabilmente ed è spettacolare. E wow, allora, qua c'è da fare un discorso. La team in sé è bellissima secondo me, rende, non la distrugge, anzi ne fa risaltare alcune sonorità particolari. C'è una parte che è inascoltabile, che è quella dove partono in quello originale le percussioni. E che cazzo, però è bella, ha tirato fuori delle grandi sonorità. E poi voi avete visto dalle mie
mie reazioni, quindi avrete capito quali mi hanno colpito di più, quali di meno. Bella, 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 bella. Tra l'altro alla fine addirittura ricordava la team stessa, cioè sembrava proprio quella, era strariconoscibile. Forse proprio per questo mi sento di dire che quella che mi è piaciuta di più, anche se il bosco di Evopoli mi ha sorpreso, però questa qua secondo me ha reso davvero tanto, ha valorizzato sotto certi aspetti la team di Lance. Le mie previsioni sono andate tutte puttane oggi, ok? Io pensavo che questa qua fosse la peggiore, che il bosco di Evopoli fosse la migliore e che lo Spear Pillars fosse invece quella in mezzo. Invece niente, sono stato fottuto. Niente ragazzi, allora il video può concludersi qua. Io spero che vi siano piaciute le team. Fatemi sapere ovviamente nei commenti e nel sondaggio il vostro parere. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo come inizio video di lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e in generale per avere più contenuti extra, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Forse. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.